Una storia che mette i brividi solo a pensarci, una di quelle storie che spesso sentiamo nei TG nazionali e che sembrano essere lontane da noi per la tranquillità del posto in cui viviamo. E invece la triste e cruda realtà raccontata da genitori che vivono a Capaccio Pestum e che hanno voluto rendere noto ciò che è accaduto al loro piccolo bimbo di appena 2 anni che frequenta una delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio. Il piccolo all'uscita di scuola presentava sulla guancia e sul mento segni tangibili di percosse. Poco chiara e contraddittoria la versione di come sono andati i fatti che il personale scolastico ha comunicato ai genitori riguardo i segni sul viso del piccolo. Nella querela contro ignoti presentata ai carabinieri della località stazione di Capaccio, la madre del bimbo ha dichiarato che il personale scolastico le ha riferito che siccome il bimbo si rifiutava di mangiare la pastina ha iniziato a portare le mani al volto e si è provocato le lesioni sul viso da solo, ma ci sarebbe anche un'altra versione fornita dalle maestre: dopo aver forzato il piccolo a mangiare ha rimesso e nell'aiutarlo a vomitare sarebbe diventato tutto rosso. Ma c'è di più, nella querela la mamma ha dichiarato che oltre alle 2 versioni contraddittorie ci sarebbe anche un particolare: nell'aiutare il bambino a vomitare, la donna lo avrebbe stretto in volto con la mano. Versioni poco chiare che non hanno convinto assolutamente i genitori su cosa sia successo realmente all'interno della struttura, tanto da recarsi presso il presidio ospedaliero di Battipaglia, dove i medici e il successivo controllo pediatrico hanno accertato la presenza di lesioni cutanee. Il caso è stato denunciato alle autorità competenti e ai quali spetterà il compito di far luce sulla triste vicenda. I genitori sono assistiti dagli avvocati Marco Nigro ed Eraclite Mautone.